siamo in partenza per il Messico e ho detto siamo in partenza perché con me c'è Gianni Gala ed Alberto Quartaroli. Gianni Gala un po' in ritardo, comunque verrà. Siamo sul volo della TVA, l'841, che ci sta portando a New York, dove prenderemo la connection, cioè la coincidenza con Mexico City alle 19 con Aeromexico. E io in particolare vado a incontrare i miei futuri suoceri. Albergo, l'albergo Geneve, come vi abbiamo già detto. E questo è un attore famoso messicano che non so come si chiama, qual è il suo nome, prego? Alfonso Lorenzini. No, ma dico... detto il Matador. Ci troviamo alla zona rossa di Città del Messico e sto qui con Gianni e Alberto operatore. Gianni in particolare è venuto qui per trovare moglie, via. Ecco, ovviamente prima per fidanzarsi e poi per trovare moglie. E pare che l'abbia scelta nella qui presente Patrizia Alfaro. Che probabilmente verrà rapita e portata di viva forza a Roma. Ma principalmente sono venuto per assistere al fidanzamento ufficiale che Alfonso Lorenzini svolgerà nei prossimi giorni qui con Patrizia. Il fidanzamento che poi è la premessa logica e ovvia del matrimonio che dovrebbe svolgersi il prossimo anno, mi sembra nel mese di marzo. È vero Patrizia? Mese di marzo, quindi Alfonso si sposerà con Patrizia. A Tepoztlán, Estado de México. Ecco, come vi ha appena detto Patrizia, stiamo andando a Tepoztlán, località famosa per la sua cattedrale, per il suo mercato d'artigianato e per i suoi numerosi ristoranti tipici. Siamo qui a Tepoztlán, Stato di Messico, nel mercato municipale. C'è qui Albertone che è arrivato dalla terra messicana più assatanato che mai. Sono molto incazzato nel vero senso della parola. Él dijo que está muy enojado. ¿Por ¿Sabes por qué? No. ¿Por qué? Porque tú no le diste un beso. No le diste un beso. Un bacio. Un bacio. Un bacio. Ecco, stanno scendendo i due sposini Alfonso e Patrizia. Ecco Alfonso in una sua manifestazione di uomo forzuto ha sollevato Patrizia, ma vedo che è molto in difficoltà. Adesso la adagia sulle scale, saluta. Ecco, siamo qui alla Fontana dei Desideri, in un convento messicano, è un po' come la nostra Fontana di Trevi a Roma, dove occorre buttare delle monete ed esprimere un desiderio e secondo la tradizione e le leggende di questo posto, questo desiderio dovrebbe avverarsi. Quindi ecco che mi accingo ad esprimere il mio desiderio, mi concentro, pronti, lancio la moneta, il desiderio è espresso, ale, una italiana e una moneta messicana.
E adesso lasciamo la simpaticissima Tepoztlán e ci dirigiamo verso il sud del paese, cioè verso Puebla. Allora, ci troviamo qui a 2200 metri di altezza sull'altipiano che porta a Puebla. Comunque già avete ascoltato quali sono gli effetti del sole messicano. Qui tra un po' saremo tutti rincoglioniti e andremo tutti a nafta o a vino. Tu che dici, Gianni? Andremo, o a pipe? Andremo a nafta, nafta. Andremo a nafta. Tengo los labios muy seco. Porque falta de uso. Por falta de uso. Di Puebla è un mercato molto folcloristico perché si possono trovare delle cose interessanti di artigianato messicano, ma soprattutto si possono degustare i veri piatti tipici messicani, per chi ne ha il coraggio. Dopo aver visto Puebla e oggi andiamo a vedere una località che si chiama Valle de Bravo, situata vicino alla città di Toluca, la quale si trova a sua volta nella parte ovest della Repubblica Messicana. E la caratteristica di Valle de Bravo, o per dirla all'italiana Valle de Bravo, è quella di essere un paesetto che sta sulla riva di un bellissimo lago che ricorda un po' i paesaggi svizzeri, tanto che i messicani la chiamano la piccola Svizzera messicana. Ecco, siamo arrivati alla Valle de Bravo ed è un paesetto tipico messicano. Questo è il centro della città, come vedete è proprio un paesetto da cartolina. E fra un pochino adesso andremo giù al lago dove c'è un ristorantino di pescatori molto accogliente e caratteristico e dove si dice si mangia molto bene. Largo camino, llegamos a Valle de Bravo. ¡Pítola!
Patrizia! Vai tu intanto, prendi un tavolo che adesso ti raggiungo. Troviamo in un ristorantino che sta a Valle de Bravo, vicino al lago, e ci accingiamo a mangiare una tipica comida, come si dice qui. Comida significa pranzo, cena, una tipica comida messicana a base di carne, tortillas, riso e tante altre cose molto appetitose. Sono deliziose. Sono deliziose. Non ti piacciono. E l'hai detto prima? No, sono buone. Stiamo lasciando Valle de Bravo per tornare a Città del Messico, dove prenderò l'aereo che mi porterà ad Acapulco. Ed eccoci nella famosa e favolosa Acapulco, meta sospirata e sognata da tutti i vitaioli del mondo. Felice connubio di folklore e calore messicano con il lusso e la mondanità americana. Questa meravigliosa scogliera c'è anche la famosa quebrada. La quebrada è un particolare scoglio da cui si lanciano i famosissimi tuffatori messicani. Il tuffo da queste rocce è particolarmente rischioso perché deve essere calcolato con la massima precisione e tenendo conto anche delle alte e basse maree. Sono le favolose spiagge di Acapulco che si estendono per chilometri e chilometri lungo la omonima baia. E appunto perché è situata in una baia, Acapulco ha il mare sempre calmo, molto adatto per lo sci acquatico e per lo sport del paracadute. Yeah.
troviamo all'hotel Elcano, situato nella zona più americanizzata di Acapulco. È un albergo super attrezzato con camere dotate di televisore, frigorifero e aria condizionata. C'è anche, come potete ben vedere, una piscina, un ristorante e un nightclub proprio qui sulla spiaggia per coloro che vogliono ballare al chiaro di luna i frenetici ritmi della musica messicana. E qui c'è Alberto che sta esponendo la sua pelle ad una potente azione abbronzante. Hi mom. What did you say? Hi mom. Questo è uno degli sport più in voga qui ad Acapulco e adesso mi accingo ad andare sul paracadute, quindi non so se queste sono le mie ultime parole qui prima di cadere a picco a candela col paracadute. Ho piuttosto paura e comunque niente, bisogna farlo questo paracadute qui ad Acapulco. Quindi se mi rivedete dopo nel filmetto significa che è andato tutto bene. Bellissimo, guardate, sto dall'alto del paracadute, queste riprese le sto effettuando dall'alto del parachute nella baia di Acapulco. È il nostro albergo visto dall'alto del paracadute. Bentornato! Bene, ci troviamo qui nel bar dell'albergo dove stiamo prendendo una bibita per rinfrescarci da questo calore assurdo che rasenta i 40-45 gradi. E io sto qui passando le mie ultime vacanze da scapolo. That's my last vacation of, you know, a free man, right? Qui nel settore ristorante del bar c'è un'orchestrina messicana che è la fine del mondo e che suona ritmi indiavolatissimi.
que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Duel rey! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar. Tornati da Acapulco, eccoci di nuovo qui a Città del Messico, in procinto di prendere il volo che ci porterà a Cancun, nello Yucatan, la perla dei Caraibi. Questo scorcio di paradiso è Cancun, situato nella penisola dello Yucatan, antica terra dei Maya. Lo Yucatan è una fascia di terra tropicale che si protende nel Mar dei Caraibi. Ecco, ci troviamo qui alla meravigliosa Cancun, nel cuore dei Caraibi, e stiamo in questo piccolo paradiso pieno di palme, di frutta tropicale e di mare come non ho mai visto effettivamente. L'acqua è di una limpidezza incredibile, piena di pesci, e quindi è un paradiso per chi vuole fare della pesca subacquea. E questo posto esattamente è il Club Mediterranee di Cancun. E questo è il golfo che dà su Cancun City. Quella che vedete laggiù è Cancun City ed è una delle più belle spiagge del Mar dei Caraibi. La temperatura è gradevolissima, siamo intorno ai 30-35 gradi. E qui abbiamo due signori, ecco questo che vedete qui, che non so come definirlo perché è molto scuro, forse sarà brasiliano, no? E quest'altro qui, vuoi dire qualcosa, caro Quartarolen? No, dico che qui tutta la spiaggia si è rivoltata vedendo le tue interviste, ma intervista un po' di belle donne, non intervistare i play qui. Beh, qui intervistare belle donne, dico è un po' difficile. Ho paura di comprometterti, Ah, pariente!
mare di Cancun è come un acquario e offre notevoli possibilità a coloro che vogliono fare pesca subacquea. Dove vuoi ammazzar tutto il pescato del Caribe? Bene. Ecco il custode del Caribe che entra in acqua col suo pugnale, col suo boccaglio, con la sua maschera e con le sue pinne, come la famosa canzone di... non mi ricordo chi è l'autore di questa canzone. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa lì giù. Mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu. Ecco, dopo esserci esibiti nei nostri sport subacquei, andiamo ora in questo ristorantino a mangiare del pesce preso da veri pescatori. Questo ristorante si chiama La Palapa e si trova sulla spiaggetta dove veniamo tutti i giorni a prendere il sole e a fare la pesca subacquea. Qui si mangia dell'ottimo pesce e danno tanta buona frutta tropicale, il tutto naturalmente servito con dell'ottima musica messicana. Il mare bagnava su piedi, cantando con la chitarra para ti Maria Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba su piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiri, poro, poro, pom, pom. Chiribiri, poro, pom, pom. Caminando sobre las olas del mar, tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando sobre las olas del mar, tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chibiribiri, poro pom pom. Chibiribiri, poro pom pom. Chibiribiri, poro pom pom. Chibiribiri, poro pom pom. Mangiato abbondantemente al ristorante della spiaggia, abbiamo intenzione di prendere questo idroplano e là c'è il pilota che sta preparandosi per portarci a vedere dall'alto come è configurata geograficamente questa meravigliosa laguna chiamata Cancun e anche per avere una immagine aerea di queste parti. E
abbiamo appena decollato e stiamo sorvolando la costa di Cancun e sotto di noi si stende un panorama meraviglioso che ci mostra una splendida varietà di colori marini. Il verde smeraldo di queste acque incontaminate a contrasto con il colore chiaro dell'arena finissima del litorale caraibico. Cancun si stende su un istmo e sotto di noi abbiamo una giungla tropicale fra le più lussureggianti. E adesso siamo in procinto di tornare al club che si trova appunto sulla parte terminale di questo istmo. Ecco, questo è il nostro club e stiamo per atterrare. Dopo il giro panoramico con l'idroplano ce ne andiamo ora a fare una bella gita con la barca per vedere la laguna di Cancun e ci addentreremo nella giungla lussureggiante di questa regione. E qui con noi c'è Gianni Gala, attrezzatissimo con macchina da ripresa, e Alberto sempre sorridente. E sembra che il clima tropicale abbia favorito il nascere di un tenero amore fra i due. La giungla del Mar dei Caraibi, fitta di vegetazione, e il battello ci sta portando per questa laguna in cui c'è un'atmosfera particolare, primitiva, e si ha la sensazione benefica di stare lontano dal mondo e dalla civiltà. (Susurra)
tolta il costume! Sono tutto nudo! Cucù! Ragazze, sono nudo! Avanza! È coccodrillo, sta arrivando il coccodrillo! È coccodrillo! Torniamo adesso tutti con molta allegria al nostro club. Dopo l'escursione nella giungla tropicale, si è organizzata una partita a pallavolo tra una squadra con Gianni Gala e Alberto Quartaroli contro un'altra equipe in cui partecipo anch'io. Alberto Quartaroli, sconfitti a pallavolo, tornano nel loro appartamento per prepararsi ad un'intensa vita notturna. Una giornata di intenso sport, ci troviamo qui al bar del club dove ci si riunisce tutti alla sera per prendere un drink e per attendere gli spettacoli che ci verranno offerti gentilmente dalla casa organizzatrice. E qui sono quasi tutti americani o francesi, gli italiani per fortuna mancano. La voix un jour. C'est mon rêve joli.
et les fanfares dans un joyeux tintamarre emmenaient le flot bizarre des écoles de samba. Dopo i coloriti spettacoli di varietà messici a disposizione dal club, eccoci di nuovo qui al bar per prendere un altro drink in attesa di andare in una discoteca che si trova proprio qui sulla riva del mare. I am in the mood for love, quindi andiamo tutti sulla spiaggia dove ci attende un bel chiaro di luna e un bel falò e vediamo che succede. I'm in the mood for love, simply because you're near me, funny but when you're near me, I'm in the mood for love, heaven is in your eyes, bright as the stars you're to think of weather, easy to dream, I bet.
qua sul... ci troviamo... L'aereo che mi sta portando a Roma e purtroppo le vacanze messicane stanno volgendo al termine.